Oggi percorriamo il tragitto scuola-casa-casa-scuola, il tragitto che comunemente è un'azione quotidiana per loro, ma che invece vuole essere da parte nostra un insegnamento alla legalità, pur vivendo in un quartiere dove magari le regole non vanno rispettate. E la loro correttezza anche deve essere un esempio per tutti. Molto spesso questi ragazzini non possono camminare per strada insieme liberamente perché ci sono spesso, soprattutto negli ultimi mesi, dei raid di camorra. Sì, loro conoscono bene questi fatti. Conoscono le famiglie, conoscono tutto perché loro vivono il loro quartiere nella pienezza più assoluta. E questo non significa però sottrarsi alla vita, cioè non possono chiudersi in casa, devono continuare a vivere serenamente la loro bella età. Cosa scorretta, quella che non dovremmo mai trovare, la macchina parcheggiata sul marciapiede. Ci stringiamo e ci adattiamo. Certo non possiamo cambiare il mondo, però le nostre azioni di educazione alla correttezza servono anche a migliorare noi stessi. Possibile questo percorso anche senza un agente al seguito? Credo che sia impossibile perché ho notato praticamente inesistente sia la segnaletica orizzontale che la segnaletica verticale e ciò è causa di molti incidenti anche mortali. Questo è un quartiere molto, molto difficile. C'è una situazione di illegalità molto diffusa. Noi notiamo che praticamente i giovani all'interno di determinati quartieri non osservano alcun tipo di regole, però non escono al di fuori del loro perimetro di quartiere, cosa che è inconcepibile. Migliorare la loro vibra significa dare un pochettino più impulso al quartiere, creare punti di aggregazione dove i ragazzi possano crescere in armonia insieme a tutto il resto della città.